quei rapporti con Menarini, Salvatori e Papadopolo in procura. La FIGC vuole vederci chiaro, rischio deferimento, si legge nel pezzo di Simone Monari. Il caso Moggi torna di attualità, la procura della Federcalcio negli ultimi giorni ha disposto una nuova serie di interrogatori per provare a capire che tipo di legami in estate nei mesi precedenti il Bologna ha intrattenuto con l'ex direttore generale della Juve. Da quanto è trapelato, gli ultimi ad essere sentiti sono stati il direttore sportivo Salvatori e l'ex tecnico Giuseppe Papadopoulo. Il significato di questa operazione è molto chiara: la FIGC non ha archiviato nulla, il fascicolo è ancora aperto. La procura vuole evidentemente vederci chiaro, non è un caso visto che il presidente Abete venerdì scorso in una lunga intervista alla Gazzetta è stato sibillino a proposito della proposta di radiazione nei confronti di Moggi che giace da anni nei cassetti federali. La Corte di Giustizia federale deve prima stabilire a chi spetta la decisione, ha detto Abete. Porrò il quesito quanto prima e mi aspetto una risposta entro la fine dell'anno. Chi sarà deputato a decidere, o la FIGC o la giustizia sportiva, lo farà senza indugio. A questo punto il rischio è che il Bologna venga deferito, sia rinviato a giudizio, fra l'altro per responsabilità diretta, anche se oltre un'inibizione o un'ammenda non si dovrebbe andare. Fortunatamente questo è quello che rischia appunto il Bologna nel caso venissero certificati i rapporti intrattenuti con Moggi. E ancora, Sacrati non paga la rivolta della Fortitudo, lo troviamo ovviamente su tutti i giornali, per questo andiamo a vedere il Corriere della Sera di Bologna, l'apertura del basket proprio sul caos Fortitudo, giocatori in rivolta sugli stipendi, ennesimo tradimento, il comunicato: Sacrati approfitta della nostra pazienza, non scioperiamo per rispetto ai tifosi. Dopo l'ennesimo ritardo della busta paga, ieri la rottura definitiva tra gli atleti e il patron dell'Aquila. C'era fin qui diciamo una situazione già abbastanza difficile per Sacrati, l'unica cosa che stava funzionando era la squadra, anche grazie a Finelli che era riuscito a creare questo gruppo che non veniva intaccato da quello che accadeva esternamente, ma evidentemente adesso la situazione è precipitata anche all'interno. Il calcio, la punta della discordia, senza Di Vaio, in cinque lottano per due maglie, Colomba li ruota ma nessuno vale San Marco, ad Ailton ci adattiamo, l'errore di Jimenez capita, stia sereno perché c'è bisogno di lui. E ancora, Marassi sarà importante non perdere, sono sempre parole di ad Ailton, il Genoa è una squadra che concede spazio, la salvezza ce la giochiamo nelle prossime 7 partite, arrivare a 40 punti è possibile. E poi Zalageta scalpita ma non si allena, out anche Viviano, ci sarà però a Genova, Viviano e Portanova assenti ieri per influenza, si spera che ovviamente recuperino in tempo per la trasferta di Genova. Andiamo a vedere adesso il resto del Carlino di Bologna. Il titolo è sul mercato: Bologna, il futuro inizia dal passato, e ha il nome di Albertazzi, quello che ha detto lunedì sera all'interno del Pallone nel 7 il direttore generale Luca Baraldi, che sta pensando seriamente alla trattativa di Albertazzi, anche se ha aggiunto non ha proprio le caratteristiche che stiamo cercando noi, ma vedremo appunto come andrà la trattativa. Da Udine torna d'attualità un'ipotesi Pozzo, si legge nel pezzo di Massimo Vitali, il futuro rischia di essere un ritorno al passato. Michelangelo Albertazzi, difensore bolognese classe 91, cresciuto nel vivaio rossoblu che due anni fa Cazzola sacrificò sull'altare dei costi cedendolo al Milan, a giugno potrebbe tornare sotto le due torri con la formula del prestito con diritto di riscatto sulla metà del cartellino a favore del Bologna. Intanto Baraldi presenterà a giorni ai Menarini il suo piano industriale, il sì al progetto conterrà automaticamente il sì al suo prolungamento di contratto. Sembra più facile, si parla ancora di Albertazzi che non è una trattativa agevolissima, ma sembra più facile mettere le mani su Fabio Lebran, classe 87, difensore pure lui ma di proprietà del Parma, che sta giocando da titolare in Lega Pro prima divisione. Oltre al potenziamento del vivaio sta pensando Baraldi alla creazione di un'accademia Bologna. L'idea è di radunare sotto le due torri i 25 migliori talenti di 15-16 anni delle 30 scuole calcio affiliate al club rossoblu sparse in tutta la penisola, garantendo loro studio, pane e pallone. E ancora nell'altra pagina, Zalageta, il panterone è tornato a ruggire, finalmente convincente contro la Juve, Colomba l'ha recuperato grazie al dialogo, l'uruguaiano guida la volata dei quattro attaccanti in corsa per due maglie. Ovviamente ogni settimana ci sarà il tormentone su chi giocherà, visto che assente Di Vaio, l'unico che ha sempre avuto il posto da titolare garantito, gli altri invece se lo dovranno guadagnare di settimana in settimana negli allenamenti. E ancora
il suo agente dice a gennaio non se n'è andato perché non se l'è sentita di andare a rinforzare un altro team che lotta per la salvezza. E poi sotto le parole di Ada Hilton: adesso voglio 7 punti, il brasiliano vuole far bottino nelle prossime 3 partite, Viviano e Portanova influenzati. Menarini vuole vederci chiaro, il titolo d'apertura, Baraldi e la Presidente subito i rinnovi, il patron vuole invece prima la salvezza, anche se è positiva la valutazione sull'operato di Colomba, il proprietario del Bologna non ha fretta di firmare un nuovo accordo, si legge nel pezzo di Beneforti. Dentro il Bologna si è aperto un confronto, perché se dipendesse dalla Presidente sia Baraldi che Colomba, il contratto sarebbe a loro due rinnovato domani, mentre il patron vuole vedere più chiaro nel futuro, vuole sapere quello che sarà e dove sarà il domani del Bologna prima di far firmare un nuovo contratto al tecnico e al direttore generale. Un interrogativo d'obbligo: c'è qualcosa dietro questo attendismo di Renzo Menarini oppure è solo una questione di risultati che devono arrivare? Perché in base a certi sussurri la Presidente sarebbe strafelice di poter allungare questa sua parentesi nel Bologna, mentre il patron sarebbe molto meno caldo e anche dopo la vittoria a Livorno avrebbe mantenuto un certo distacco. E allora è lecito domandarsi se ci sia ancora qualcuno del vecchio partito, quello di Moggi e Maglione, che sta soffiando su Renzo Menarini, magari per suggerirgli che sarebbe un errore far sottoscrivere contratti in questi giorni, dove l'unico chiodo da battere deve essere invece quello legato alla salvezza. Staremo a vedere lo scenario. E ancora, Ada Hilton crede nel Bologna, affrontiamo il Genoa, dall'andata siamo cambiati, abbiamo più convinzione. E poi nel taglio basso, febbre per Viviano e Portanova, ripresa degli allenamenti, il centrale e il portiere sono assenti, lavoro differenziato per Zalageta, contusione, ballottaggio sulla mediana in vista di domenica e rientro a pieno regime di Mengazzini, apre una corsa a due con Guana per una maglia da titolare. E poi c'è soltanto un ex contro il Genoa, gli altri sono out, Di Vaio, Modesto e Mutarelli assenti, l'unico ex è abile e arruolato è appunto Ada Hilton. E ancora E4, rubato all'Isochinetic il tetto di rame, danno da 15.000 euro.